Bella a tutti ragazzi, Kadumayang, benvenuti in questo nuovissimo video dove parleremo principalmente del calciomercato che riguarda la Juventus nelle ultime ore. Infatti è arrivato a Torino verso le 12 Szczesny, questo pomeriggio avrà le visite mediche e la firma del contratto. Si è cercato di capire la formula del contratto e quanto viene pagato Szczęsny da parte della Juve all'Arsenal. Dovrebbe essere pagato intorno ai 12 milioni, dato che l'Arsenal ne voleva 15 e la Juve ne offriva 8. Comunque è un gran colpo, dato che probabilmente sarà l'ultimo anno di Buffon e servirà un portiere per il futuro. Passiamo poi per quanto riguarda la difesa, De Sciglio, che sembra ormai sempre più vicino alla Juventus, e sempre per quanto riguarda la Juventus e sempre per quanto riguarda la fascia destra, sempre in difesa, c'è Cancelo che si avvicina alla Juve per un prezzo intorno ai 20-25 milioni. Cancelo non è extracomunitario, quindi potrebbe arrivare senza problemi, e a questo punto avremo sulla fascia destra Lichtsteiner, Cancelo e De Sciglio in difesa, e in attacco Cuadrado, e si può mettere anche sulla fascia destra Douglas Costa. Quindi probabilmente sarebbe a questo punto in partenza Lichtsteiner verso il Nizza che offre 4 milioni o verso il Wolfsburg che ne offre 6. Il giocatore vorrebbe rimanere, ma dipende tutto da Cancelo e De Sciglio. Se arriveranno, De Sciglio è sempre più probabile. Cancelo si è avvicinato molto nelle ultime ore. Addirittura De Sciglio dovrebbe arrivare prima di giovedì, che la Juve parte per la tournée negli USA, dove giocherà contro Barcellona, PSG e Roma. Passiamo poi al centrocampo, la Juve che ha sondato un po' i possibili centrocampisti. C'è l'opportunità di andare a prendere Matic dal Chelsea per 40-45 milioni, dato che ora è arrivato Bakayoko al Chelsea per 45 milioni, quindi Matic a questo punto non giocherebbe. Se no c'è sempre l'alternativa Matuidi per 10-15 milioni, massimo 20, che l'anno prossimo arriverebbe a zero. C'è comunque Bernardeschi che sembra ormai essere un nuovo giocatore della Juve. Si sono messe d'accordo le società per 45 milioni. All'inizio si era pensato a un 40 milioni più 10 di bonus, poi a 40 milioni più Piazza. Piazza e la Juve non volevano cedere appunto Piazza, e quindi si pensava a 40 milioni più Storare e Rincón. Alla fine si è optato per 45 milioni in contanti subito senza bonus. Bernardeschi probabilmente però non arriverà per la tournée negli USA, forse addirittura arriverà ad agosto, si allungano i tempi per il contratto. Per quanto riguarda l'attacco, ci sono novità per Schick dopo l'arrivo di Douglas Costa e il rinnovo del contratto per praticamente tutti i big. Anche di Keane c'è stato il rinnovo del contratto. Schick, che si pensa secondo i medici, ad uno stop di 30-40 giorni, ma poi non ci dovrebbero essere ostacoli per la carriera di Schick, quindi potrebbe rimanere alla Juve. Allora, oggi pomeriggio si incontreranno Sampdoria e Juventus per decidere il nuovo contratto, che dovrebbe essere che rimarrà in prestito alla Sampdoria per un anno oppure fino a gennaio, poi verrebbe riscattato dalla Juventus. Tornando un attimo alla difesa, abbiamo in questi ultimi minuti l'offerta della Juve per la Roma, per Manolas di 40 milioni. Secondo me non li vale, perché sennò a questo punto diresti che Manolas è uguale a Bonucci, ma tutti sappiamo che non è così. Ora passiamo a quello che non riguarda la Juve molto velocemente. Aubameyang, il Borussia Dortmund ha detto di no al Milan, quindi il Milan punterà su altri profili come Belotti, Calhanoglu, Morata, di cui ho parlato di ieri nel video, andatelo a vedere. E per quanto riguarda Cassano, che si è ritirato dopo aver firmato con il Verona pochi giorni fa. Questo video finisce qui, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, bella!